segreti, posso dirti qual è il segreto alla fine di questa, diciamo, squadra, la quale nel giro di un anno ha vinto sia gli europei che i mondiali. Si può parlare di segreto? Io direi che si può parlare fondamentalmente di un approccio molto forte che viene da lontano, quindi un approccio gestionale della squadra, specialmente dei giovani, che ha permesso di accelerare tutta una serie di processi di apprendimento, di maturazione, di coesione, che partono dal fatto che il gruppo storico di questa nazionale a livello di staff lavora insieme da circa 20 anni. La scelta poi che ha fatto il commissario tecnico Fefè di prendere fondamentalmente questi giovani ha poi permesso al gruppo storico della, diciamo così, della nostra nazionale, dello staff, di dare un imprinting di accelerazione sull'apprendimento, come dicevo prima, a 360 gradi, e questa accelerazione poi si è concretizzata nel fatto che questi ragazzi alla fine cosa hanno provato? Hanno provato il gusto di crescere. Quindi, se tu mi dici qual è il segreto, è che hanno assaporato cosa significa stare in un contesto dove si cresce, e questo contesto li ha presi, li ha resi anche tutto sommato contenti di fare questa esperienza, anche se molto faticosa da un punto di vista fisico, da un punto di vista emotivo e anche mentale. E quindi questa è la sostanza, un po', mi sembra, di dal mio punto di vista, di questo segreto. Quindi il segreto è il gusto della crescita personale, il gusto della scoperta poi di stare in una squadra. Il che significa dire che non siamo partiti da una visione legata ai risultati, cioè, tanto per intenderci, noi abbiamo bisogno di persone che ci fanno vincere, che ci fanno vincere la partita, il torneo. No, è stata fatta una scelta da parte del commissario tecnico che qui nella nazionale sono inclusi quelle persone, soprattutto i giovani, che hanno voglia di crescere, ma che soprattutto sentono anche poi in questa voglia di crescita per la nazionale, per la maglia azzurra. Elemento che era stato fin dall'inizio dato, diciamo così, come obiettivo dal presidente Manfredi. Da un punto di vista educativo, il noi è fondamentale. Qualsiasi forma di educazione, qualsiasi forma di apprendimento, che sia motoria, neuromotoria, emotiva, cognitiva, passa tramite una relazione. È nella relazione che io ho con le persone all'interno di qualsiasi contesto, che costruisco, che genero dei significati e dei valori che mettono in moto dei meccanismi anche di natura neurobiologica, perché comunque la relazione dà significato e mette poi in moto un meccanismo di coinvolgimento e di motivazione molto potente. Allora, il concetto di relazione è esemplificato benissimo dal concetto di noi. Quindi, il noi Italia significa dire che non c'è un io Italia. Allora, io sono molto bravo, io ho fatto, ho vinto, sono... No, qui c'è un noi Italia. L'io riconosce che vi è qualcosa di superiore, qui deve anche rinunciare a alcune sue situazioni, per poi identificarsi del noi. Il noi è la base della relazione. Peraltro, se uno legge attentamente il giudizio che ha dato il Presidente della Repubblica pubblicamente sull'attività di De Giorgi, dice: De Giorgi ha gestito le relazioni con, mi sembra che abbia usato il termine, con pacatezza e con serenità, senza esagerazioni. Ha usato il concetto di relazione. Quindi il concetto di relazione è un concetto basale, perché in questo concetto si riassume la generazione di un significato. Questo è stato assaporato, gustato, fatto proprio dai ragazzi, e questa è stata una scoperta bella della relazione che genera questi elementi. Ma non solo la relazione, quella di tipo
amicale o di tipo teorico, ma relazione proprio durante l'allenamento, durante gli allenamenti intensi che sono tipici del nostro CT, molto, dove il concetto di relazione c'è dentro il concetto di feedback, il concetto di auto-osservazione, il concetto di autocorrezione, il concetto di autoapprendimento, cioè è un concetto molto molto potente. Ecco perché il concetto di noi Italia è un concetto che poi viene sperimentato concretamente. Poi è chiaro che c'è un riferimento in qualche modo a noi italiani, insomma, ecco, questo è molto importante, perché c'è anche un orgoglio, c'è anche poi giustamente il fatto che sportivamente essere primi, insomma, dà una profonda soddisfazione di appartenenza a, diciamo così, alla nostra patria, alla nostra Italia, insomma, ecco. Allora, la prima cosa, un pedagogista deve partecipare, questa è una mia caratteristica che ho, di partecipare al vissuto, in tutte le esperienze che ho avuto, di natura aziendale, di natura militare, di natura anche sportiva, una persona deve partecipare e nella partecipazione deve soprattutto sviluppare un potente senso di osservazione, per poi restituire alle persone che cosa? Degli spunti di riflessione. Allora, io ho partecipato moltissimo agli eventi della squadra, agli allenamenti, li ho osservati, li ho visti, e proprio condividevo e condivido con loro quando sono, quindi sono, anch'io sono stato via moltissime settimane e non ho avuto un ruolo sempre attivo, pochissimi spazi. Però osservazioni che io chiamo tecnicamente cliniche e partecipative, per poi restituire allo staff, soprattutto agli allenatori, ma anche allo staff, degli spunti di riflessione per poter sviluppare, per poter innescare la potenzialità presente in questi atleti, potenzialità che passano poi tramite l'aspetto caratteriale, che passano tramite un aspetto di stile di apprendimento, che passa tramite anche uno stile di relazione. Quindi il mio è stato un lavoro molto molto intenso e da un certo punto di vista anche ossessivo di osservazione e di ascolto, per poi tramite quello che è tutto l'apparato tecnico pedagogico restituire in maniera fruibile allo staff e all'allenatore degli inneschi per lo sviluppo del potenziale dei vari giocatori. Poi questo sia a livello gruppale che singolo, insomma, ecco, questo un po' è il concetto di fondo della mia attività. Quindi c'è un impegno di presenza molto 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 forte, quindi non vado a predicare tra virgolette un'idea, io devo proprio stare nel brodo della squadra, sono un componente del brodo della squadra, quindi c'è un forte coinvolgimento, ingaggio anche a livello motivazionale e emozionale. Un'osservazione sul potenziale umano, è una restituzione soprattutto per lo sviluppo dell'innesco e quindi per creare una continua connessione, cioè io devo facilitare la connessione di tutta l'attività che viene svolta dallo staff e tra i ragazzi, e quindi io in qualche modo sono un facilitatore di questa connessione, perché do dei feedback soprattutto legati alla condivisione, alla cooperazione, all'apprendimento, e questo però deve essere fatto in maniera estremamente fruibile ed estremamente anche appetibile. Qui faccio un esempio, a un certo punto dovevo far passare un concetto che è un concetto da un certo punto di vista
di sicurezza di quello che i ragazzi facevano, perché ovviamente i ragazzi non avevano alle spalle un'esperienza. Noi abbiamo una squadra sotto i 24 anni, 12 esordienti, poi con squadre che comunque alla fine hanno 30 anni, hanno vinto Olimpiadi, hanno vinto Mondiali. Allora, come potevo far passare questo concetto di sicurezza? Allora ho usato in uno dei miei interventi flash, non durano più di 5-10 minuti, anche tu hai partecipato, Marco, alcuni spunti di Guerre Stellari, dove c'è l'insegnamento del maestro Yoda nei confronti poi di un futuro Jedi. Tra parentesi, questo io mi ispiro molto poi, che cosa? Alla formazione soprattutto dei primi padri della Chiesa, dove hanno un concetto di addestramento, di training, soprattutto emotivo, poco fisico ma molto emozionale, motivazionale, molto potente. Il maestro Yoda peraltro è, diciamo così, pure un archetipo, un'icona che Lucas ha usato ispirandosi ai monaci copti dei primi secoli cristiani in Egitto. E quando poi il maestro Yoda, affrontando il giovane Jedi, gli dice: guarda, il principio del tuo agire deve essere questo, fare o non fare, non esiste il provare, non c'è il provare. Devi disimparare ciò che hai imparato. D'accordo, ci proverò. No, provare no, fare o non fare, non c'è provare. In questo fare e non fare, non c'è il provare. Una persona, quando poi alla fine fa, è uno stimolo per poter dire faccio o non faccio, ma quando faccio, faccio. Cioè, mi getto in acqua e comincio a nuotare. E sono coinvolto, non sono preso da dubbi o da pregiudizi o da limitazioni. Cioè sono veramente ingaggiato. Ora, questa piccola, diciamo così, frase usata dal maestro Yoda, cioè nei confronti di Jedi, dice esiste il fare e non fare, non c'è il provare, è diventato poi per alcuni momenti un po' il ritornello diciamo così della squadra, perché questo poi corrispondeva al loro stato di crescita e vedevano che con questo potevano crescere. Ecco, questo ad esempio è una modalità didattica della pedagogia per rendere fruibile un concetto che poi innesca dei meccanismi comportamentali. Nasce nei fatti, in una prima collaborazione nel 2000, mi sembra, quando Ferdinando De Giorgi, che avevo conosciuto a Montichiari, quando era allenato, quando era regista, mi sembra, di Montichiari, e allora era allenato da Anastasi, e con Anastasi avevo avuto qualche incontro, avevo avuto la possibilità di dargli una mano nella gestione di certe situazioni. Lì conobbi De Giorgi, quindi siamo nel 97-98 conobbi De Giorgi, ma per me era Ferdinando Fefè. Nel 2000 poi ebbe il primo incarico a Cuneo, e a Cuneo andava come giocatore e allenatore. Lui ha sempre avuto una grandissima attenzione alla dimensione educativa, didattica, perché lui stesso l'ha vissuta sulla sua pelle, cioè la capacità poi anche di disporre di un talento, però di un fisico che andava continuamente sollecitato, educato, motivato, e quindi ha sperimentato sempre l'importanza dell'educazione come sviluppo della potenzialità. Mi chiese di andare a Cuneo, io accettai, e da lì nacque una collaborazione che è andata avanti in maniera interrotta fino ai mondiali, passando poi per tutte le traversie possibili, immaginabili, Russia, Polonia e quant'altro. Quindi è una conoscenza ormai lontana, spesse volte diciamo così sono anche in un rapporto per cui dico sono passati 23 anni, caspita. Poi lui è stato anche il padrino di mia figlia,
siamo molto diversi come carattere, siamo all'opposto, perché lui è una persona di grande equilibrio, io sono una persona di tangente, lui è una persona estremamente riflessiva ed è una persona molto, diciamo così, meditativa, io sono una persona estremamente reattiva e ha un concetto di tempo. Poi voglio dire, lui viene dal Salento, io vengo fondamentalmente dal profondo nord, dove mangio il pesce gatto e dove mangio il maiale, e dove questo elemento è molto diverso da una persona la quale poi ha la cultura salentina del pesce. Però c'è sempre stato un profondo rispetto, e devo dire la verità, lui ha una grande capacità poi di comprensione, io ho una notevole cultura, perché voglio dire, io sono di fatto uno studioso, io ho, diciamo così, nella prima parte della mia vita, io ho studiato moltissimo, quindi voglio dire, ho i dottorati, lauree e quant'altro, però posso dire che in Ferdinando ho sempre dato quella conoscenza che serviva, però ho sempre trovato in lui una quello che io chiamo una capacità di profondità, che nasce non dalla cultura, ma che nasce proprio dalla propria riflessione personale, e questo è estremamente potente per lui. Poi in questi anni, con l'esperienza e devo dire anche con il rapporto che ha avuto con me, si è molto poi fortificata, insomma, ecco, da questo punto di vista. Quindi questo un po' è il tratteggio un po' di questo rapporto, che va avanti e genera sempre. Io penso che sarà un rapporto che ci sarà finché avremo voglia di generare insieme, e poi anche per la mia parte, perché poi ovviamente c'è anche una componente storica dello staff, Massimo Caponeri e anche Vittorio Sacripanti. Questo è uno staff storico a cui poi si è giunto Nicola Giolitto, che è arrivato poi nel periodo russo nell'attività di Ferdinando, ma il nucleo storico è nato a Perugia, quando eravamo a Perugia, questo è il nucleo storico, e abbiamo sperimentato che siamo andati, squadra che i bookmakers davano in retrocessione, siamo andati in finale scudetto contro Perugia, contro Treviso, questo mi sembra che sia già, e da allora abbiamo sempre continuato a frequentarci, parlarci, una sorta di laboratorio, insomma, se vogliamo anche forma uno stile di vita nello sport, ecco, mettiamolo anche così. Uso un'espressione medio orientale, io ho avuto modo di frequentare molto il Medio Oriente, ne apprezzo moltissime cose, legami molto profondi, inshallah. Io penso che bisogna anche, come si può dire, anche avere un'apertura verso il futuro, non costruirsi, secondo me, chissà quali film, quali commedie, quali glorie, ma questo mi sembra molto importante, alimentare, riaffermare sempre quei valori che ci hanno permesso di ottenere sì dei risultati, ma soprattutto anche di vivere intensamente e con significato quello che abbiamo fatto a livello professionale, e poi anche ovviamente con un retrobottega di tipo anche personale. Quindi io penso che questo sia il presente, mantenere, alimentare, riaffermare i valori che ci hanno permesso poi di trovare nuove soluzioni, di trovare nuove collaborazioni, di avere nuove visioni, insomma bisogna essere, uso un'espressione un po' psichiatrica, molto plastici, usare molto la nostra plasticità. Tu sei plastico però quando ti conformi, quando hai dei valori, perché questi ti rendono plastici, non ti rendono rigidi, perché poi alla fine il valore ti fa adattare, ti fa sopportare, insomma ti rende capace
di avere un atteggiamento poi di adattamento, ma anche costruttivo, ma anche di generare significato.